Ciao cara amica creativa, benvenuta in un nuovo tutorial. Oggi realizzeremo insieme questa bellissima scatola. La scatola è tutta realizzata in cartone pressato, rivestita con la stoffa. Prima di realizzare la scatola, se non sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti subito, lascia un like e se sei una creativa, iscriviti anche nel nostro gruppo Cartonaggio Creatività. Ora andiamo al tutorial. Avremo bisogno cola vinilica, rullino di spugna, della salvietta per pulire il lavoro se si sporca, nastro di carta, 3 o 4 stoffe di fantasie e colori diversi, io ho scelto queste, il cartone pressato grigio, io ho già fatto tutti i tagli, troverete nel gruppo cartonaggio e creatività tutte le misure, tutte le indicazioni per realizzare la vostra scatola, dei cartoncini per fare le rifiniture. Avremo bisogno anche del taglierino circolare per la stoffa, della pieghetta della nostra spatola. Se non avete la spatola potete usare tranquillamente una carta di credito vecchia. Iniziamo subito il lavoro. Noi abbiamo fatto già il nostro free motion. Faremo per prima cosa la parte che sarebbe la rifinitura della scatola. Iniziamo incollando su cartoncino questa parte del nostro lavoro che abbiamo già preparato prima. Quindi prendiamo il cartoncino e lo incolleremo sul rovescio della stoffa, lasciando la parte inferiore senza la rifinitura. Faremo la rifinitura sulla parte superiore e sul lato sinistro della stoffa. Su questo lato destro e sulla parte inferiore non lo faremo la rifinitura. Prima stendiamo la colla su tutto il nostro cartoncino con il rullino di spugna dal centro verso fuori, altrimenti si piega il cartoncino. Poi dall'altro lato, quando mettiamo la colla per incollare sulla stoffa, dobbiamo stenderla bene, non deve mancare la colla. Prendiamo la nostra stoffa, ho preso le misure dove va il nostro disegno, quindi incolliamo dritto così. Con la spatola togliamo ogni grinza che si possa essere formato. Dopodiché rifiliamo tutto, potrò aiutare un centimetro, dobbiamo rifilare tutto. Quindi adesso facciamo questa rifinitura di qua e questa sopra. Tagliamo gli angoli 45 gradi, lasciando circa 3 mm così. Iniziamo a stendere la colla, questa volta cubo il pennello. Qua all'angolo dobbiamo fare in questo modo, passando la colla su, anche sulla stoffa. Iniziamo dal centro. Facendo questo movimento dobbiamo pulire la spatola, altrimenti si sporca la stoffa. E su questo pezzettino qua noi dobbiamo fare una piccola rientrata, così da rimanere con una rifinitura perfetta quando pieghiamo la stoffa, quando faremo la rifinitura da questa parte. E questo, e ecco, parte inferiore non fatta la rifinitura, la parte superiore sì, e la parte sinistra sì, la parte destra no. La nostra scatola è composta da due parti, quella della scatola in sé e quella del coperchio. Quindi per il coperchio noi avremo bisogno della base, delle due laterali maggiori e delle due laterali minori. La stessa cosa per la scatola proprio in sé. Noi avremo bisogno della base della scatola, delle laterali minori e delle due laterali maggiori. In questo modo tutte le misure troverete in un file PDF che io la pubblicherò nel nostro gruppo
cartonaggio e creatività. E se non sei ancora iscritta, iscriviti subito per avere tutte le indicazioni delle misure. Quindi inizieremo adesso a fare il rivestimento della scatola. Allora, iniziamo dalla base, incollando direttamente la stoffa sulla base senza lasciare i margini. Prendiamo la stoffa, tagliamo il pezzettino e incolliamo direttamente, nello stesso modo come abbiamo fatto prima, stendendo la colla, visto che noi attaccheremo sulla stoffa, stendendo la colla con il rullino su tutta la superficie del cartone, in questo modo, senza esagerare, però senza lasciare dei vuoti. Incolliamo sulla stoffa, leggera pressione, giriamo e con la spatola dal centro sempre verso fuori addrizziamo la stoffa, paro senza lasciare i bordi, quindi la nostra base della scatola è pronta. Adesso noi faremo le laterali maggiori, incolleremo in stesso modo lasciando però bordi sulle parti superiori e i lati, la parte inferiore non c'è bisogno di lasciare i bordi. Andiamo a incollare prima le nostre laterali maggiori, leggere pressioni, gira, e poi con la spatola incolliamo bene parte sotto, tagliamo, questo è di 1,5 cm per regolarmi, per fare nella stessa misura, tagliamo facendo un angolo di 45 gradi, e andiamo a fare la rifinitura su tutti i tre lati. Ricordiamoci sempre di passare la colla su questa parte della stoffa, e con la spatola incolliamo qua, e quindi abbiamo fatto la prima laterale. Metto qua insieme alla base sotto un peso, facciamo l'altra allo stesso modo. Laterale maggiore, laterale minore. La laterale maggiore è leggermente più grande della base. Questo perché? Perché noi quando andremo a incollare la laterale minore qua deve coprire questa parte. Quindi adesso iniziamo dal laterale minore, poggiamo la colla sulla laterale minore in questo modo con la stoffa verso fuori, così quando si appoggia la colla non sporca la stoffa. Incolliamo il nastro carta, 1, 2, e un altro qua in mezzo. Prendiamo la nostra laterale minore e appoggiando sul piano di lavoro facciamo combaciare bene bene le due laterali. In questo modo facciamo una leggera pressione e alziamo in questo modo il nastro carta. Stesso modo dall'altra parte, depositiamo la colla, mettiamo il nastro carta, appoggiamo, prendiamo le laterali, incolliamo il nostro nastro carta.
Adesso incolleremo le laterali maggiori. Noi dobbiamo mettere la colla su tutti e tre i lati. Adesso dobbiamo fare così. Uno qua, qua. Abbiamo la nostra laterale maggiore, facciamo combaciare gli angoli coprendo la laterale minore e combaciando anche qua su, quindi sotto, laterale, sopra. Posso già fare così, anche qua combacio e chiudo sotto e si combacia bene qua e metto un nastro carta in questo modo. Altre due, una qua, facciamo una leggera pressione e adesso incolliamo l'altra laterale. Mettiamo un altro po' di nastro carta qua. La nostra scatoletta è pronta. Adesso faremo con il coperchio la stessa procedura. Io ho già tagliato tutti i pezzettini della stoffa. Ho scelto questa, che è la stessa che abbiamo fatto la scritta di prima. Incolliamo la nostra prima laterale minore, depositiamo la colla come abbiamo fatto con la scatola, mettiamo il nostro nastro carta e incolliamo la nostra prima laterale. Facciamo una leggera pressione e alziamo così, facciamo la stessa cosa dell'altro lato. E alziamo il nostro nastro carta. Adesso mettiamo la colla, il nastro carta. E chiudiamo qua in mezzo e anche qua. Non vi preoccupate che questo dopo sarà tutto coperto e aggiungiamo la nostra laterale maggiore. Chiudiamo con il nastro carta. Adesso andiamo a incollare la nostra etichetta. Se tu non hai ancora la tua etichetta, sul canale trovi un video dove puoi imparare a fare da te
questa etichetta bellissima per mettere le tue creazioni. Con un pezzettino di carta qualsiasi, mettiamo dentro la scatola in questo modo, facciamo un segno, la misura della scatola, tagliamo questo pezzettino, controlliamo se è giusta la misura, tagliamo la metà, tendiamo la colla sul rovescio da dentro verso fuori e ora incolliamo, togliamo questo con la pieghetta. Adesso incolleremo questo. Per incollarla iniziamo a mettere la colla da questa parte, quindi mettiamo la colla da dentro verso fuori. Dobbiamo combaciare bene i bordi del cartoncino con il bordo della scatola, facendo molta attenzione a non sporcare la stoffa mentre incolliamo. Fissiamo un nastro carta. Adesso con molta attenzione dobbiamo stendere la colla su tutta questa superficie piano piano e incollarla così. E in questo momento non dobbiamo stendere la colla qua, dobbiamo stendere tutto il cartoncino verso fuori così non sporca il bordo della stoffa. Andiamo per parte ogni pezzettino e stendiamo la colla, incolliamo poi e così via. Combaciamo i due bordi con la pieghetta, stendiamo, fissiamo con nastro carta. Adesso su quest'altra parte, ricordando di non mettere la colla su questa stoffa che è rimasta sotto, perché quella dopo la dobbiamo incollare sul fondo della scatola. Addrizziamo, facciamo combaciare i bordi. Con la pieghetta incolliamo bene le eventuali fuoriuscite della colla. Finito praticamente la nostra scatola, bisogna solo chiudere il fondo, facciamo asciugare e andiamo a fare il nostro coperchio. Io ho scelto questa stoffa, metteremo anche l'ingotitura. Appoggiamo il nostro coperchio in questo modo, quindi deve essere paro. Facciamo segno con una penna. Ecco qua, ho fatto un segno, vado a tagliare proprio sopra. Non dobbiamo incollare, questo rimarrà senza essere incollato. Metteremo così e incolleremo le laterali. Quindi andiamo a mettere la colla sulle laterali. Appoggiamo la nostra imbottitura, quindi ho fatto così per vedere come sarà il verso. Giro la stoffa qua, così reggendo bene per non muoverla, la rigirerò con la nostra spatola. Dobbiamo reggere in mezzo e fare la stessa procedura che abbiamo fatto quando alziamo la stoffa, quindi in questo modo giriamo dall'altra parte reggendo per non muoverla. Facciamo la stessa cosa, gli angoli, facciamo bene e adesso tagliamo così. Faremo la stessa cosa con la laterale qua, come abbiamo fatto con questo. E ho già tagliato la carta e copriremo con la stoffa, con questa stoffa qua, così.
raccogliamo. Questa parte farò la rifinitura, queste che ho lasciato di più no. Dovrei iniziare da qua, così davanti, che questo sarà davanti della nostra scatola, sarà perfetto. In questo momento metto solo un pochettino per fissare. Prendiamo la colla. Quasi finita la nostra scatola, bellissima. Adesso andiamo a finire qua, mettiamo la colla in questo modo su tutti i quattro lati, faremo così, in questo modo. Gli angoli dobbiamo fare come abbiamo fatto con il coperchio, lasciando così, che dopo taglieremo. Adesso non ci resta che incollare il fondo. Scatola è finita. Chiudiamo tutto con nastro carta. Ora lasciamo asciugare la nostra scatola per circa 3 ore e dopo toglieremo il nastro carta e la nostra scatola è pronta. E ora sono passate 3 ore e apriamo la nostra scatoletta. Prima del coperchio togliamo tutto. Spero tanto ti sia piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo tutorial. Ciao, un saluto!
e tanta creatività. A te.